Gianluigi Caruso, una tesi di laurea molto particolare, inedita, un'opera che parla di Ischia e di Vittoria Colonna. Ecco, raccontaci la tua esperienza di studio. Allora, l'Inarime è un poemetto in 318 esametri, pubblicato a Napoli nel 1532 dal tipografo tedesco Johannes Sulzbach, che ha come autore Scipione Capece, che era una personalità di spicco nella Napoli del Cinquecento. La mia attenzione verso questo poemetto è nata in occasione della mia prima tesi di laurea, quella triennale in letteratura latina anch'essa, perché tra le varie fonti che appunto riguardavano l'isola d'Ischia è comparsa anche questa Inarime che io inizialmente non conoscevo. Poi per la tesi magistrale l'attenzione diciamo è ricaduta di nuovo sull'isola e su questo poemetto del quale io ho ovviamente proposto una nuova trascrizione interpretativa rispetto al manoscritto alla stampa del 1532 conservata alla biblioteca Achille Vergari di Nardò. E ne ho proposto anche una traduzione. Poi l'attività, diciamo, principale è stata quella di commentare i primi 164 versi che contengono tantissimi riferimenti all'isola e alla, diciamo, dedicataria di questo poemetto che è Vittoria Colonna e che è proprio, diciamo, il fulcro, diciamo, del legame tra Scipione Capece e l'isola. La stampa mi è stata fornita in riproduzione digitale dal professore Tobia Toscano, che io ringrazio, e il lavoro è stato condotto, secondo, diciamo, sotto la guida della mia relatrice, la professoressa Flaviana Ficca, che, diciamo, si è occupata insieme a me di, proporre alcune, questioni, diciamo, legate all'isola, per esempio l'identificazione di alcuni luoghi che sono presenti in questo poemetto e che ricordano alcuni luoghi che oggi forse sono di difficile identificazione con quelli che menziona Capece. Un esempio potrebbe essere il riferimento ai bacini idrotermominerali che Capece appunto menziona all'interno del suo poemetto e in particolare il riferimento ad un lapus che Capece apostrofa come al cibo e dice che la prima volta sono stati i greci a chiamarlo così. Quando io mi sono trovato davanti a questo verso, ovviamente non essendo presente nessun lago che nel nome appunto ricorda questo lacus al cibo, ho pensato appunto che l'unica identificazione possibile fosse quella con il porto di Ischia, che appunto era anticamente un cratere vulcanico e un porto naturale, insomma. Questi sono soltanto alcuni, diciamo, degli aspetti più importanti relativi al commento, che invece era assente nella precedente edizione a cura di Antonio Altamura del 1964. Gianluigi, ecco, che cosa traspare su Vittoria Colonna, su quella che era Ischia all'epoca? Allora, Vittoria Colonna, come forse la maggior parte degli ischitani sa, si è sposata nel 1509 nella cattedrale del castello aragonese di Ischia e poi è rimasta vedova nel 1525. Ed è proprio, diciamo, la sua condizione vedovile che in un certo senso fa emergere la sua vena poetica. Infatti è proprio da quel momento che lei inizia a scrivere poesie che hanno come ambientazione proprio le località isolane, soprattutto diciamo il locus amenus del castello aragonese. E il suo rapporto con l'isola possiamo dire era ambivalente, nel senso che emerge anche da alcune note di questo poemetto di Scipione Capece che il fatto che lei parlasse continuamente di Ischia nelle sue liriche, da un lato la associava al marito e quindi le offriva un ricordo che poteva essere anche doloroso, dall'altro la limitava perché comunque lei era, diciamo, sull'isola fisicamente e le uniche, diciamo, consolazioni erano proprio rappresentate da quelle che erano le riunioni che venivano organizzate in questa sorta, diciamo, di cenacolo che vedeva proprio Vittoria Colonna e il castello aragonese protagonisti dell'umanesimo napoletano del Cinquecento.